La situazione è sempre quello di tagli insopportabili, inaccettabili, irresponsabili, perché non si fa partire una riforma così importante, la più importante dopo l'introduzione delle regioni negli anni 70 del Novecento, farla entrare senza risorse, senza allentamento di patto, con nuove ulteriori tagli. Avete ascoltato qui le preoccupazioni dei lavoratori e dei sindacati, il taglio del personale, quindi il governo ha atteggiamenti che sono irresponsabili e non condivisibili. Detto questo, grazie alla battaglia che abbiamo messo in campo in ANCI, in particolare la battaglia che ho portato avanti anche io per i tagli che erano assolutamente poi discriminatori e particolarmente irresponsabili per la città di Napoli, abbiamo ottenuto una rimodulazione, cioè una riduzione del taglio, e attendiamo che il governo inserisca nel decreto legge sulla finanza locale gli impegni che si è preso su misure compensative che vadano a affievolire i tagli. È chiaro che se il governo non mantiene l'impegno del decreto legge, quindi con delle misure compensative da inserire nel provvedimento sulla finanza locale, diventa tutto più complicato, perché un taglio di 53 milioni va a incidere poi sui servizi essenziali, e questa è una cosa che ci preoccupa molto. Quindi noi dobbiamo cercare di garantire i servizi essenziali della città metropolitana, garantire il lavoro, garantire tutto con un taglio così forte. Per quanto riguarda lo statuto, oggi è stata incardinata la discussione, sì. Il Presidente della Commissione, sì, ha detto si va, l'orientamento è andare verso l'elezione diretta del sindaco. Discutiamone in sede di consiglio, ci sono emendamenti da proporre, ci sono argomentazioni che ho ascoltato che condivido, altri che sono considerazioni di natura assolutamente personale del Presidente della Commissione Statuto che non condivido per nulla, quindi c'è da fare un ragionamento ovviamente molto articolato che faremo nelle sedi istituzionali che sono quelle del Consiglio Metropolitano. Là farò il mio intervento, daremo il nostro contributo, entro maggio si deve approvare uno statuto, poi sarà all'unanimità, sarà maggioranza, sarà quel che sarà, ma noi dobbiamo licenziare, su questo siamo tutti quanti d'accordo, per maggio lo statuto in Consiglio Metropolitano, poi sottoporlo alla conferenza dei sindaci dopo le elezioni, entro giugno approvare lo statuto.